Eccoci professore, un'altra testimonianza di una signora che abita nello stabile. Siamo nel quadrilatero, esattamente all'ingresso di via Verona 17. Abbiamo sentito lo sfogo disperato della signora precedente, sentiamo anche questo. Piero, ci dica quello che vuole dire, vuole segnalare. Lei ha appena detto che continua a chiamare polizia e carabinieri e non viene nessuno. L'unica cosa che mi rispondono, signora, ma le hanno mancato del rispetto, le hanno detto qualcosa? No, allora noi non possiamo fare niente. Io bella roba, ci sono qui tutti i santi giorni e il piano più pulito che c'era in questo condominio era il terzo piano. Adesso è tutto pieno di lattina di birra, se mettono a pippare lì, certo. Sono come in 7 ragazzi e 3 femmine. E io le dico, ma abitate qua? No, allora andate a rompere un altro posto. Ma che sono misti, italiani, sì, marocchini? Sì. Marocchini, come albanese, italiani. Quindi è diventato anche un luogo di consumo. E lei ha notato le caratteristiche di queste persone? Potrebbero essere persone ubriache? No. Drogate? Ecco, bravo. Quindi le è stato risposto? Mi è stato risposto, signora, le hanno mancato del rispetto, le hanno detto qualcosa, no, allora mi dispiace, noi non possiamo fare niente, però questo non Luigi, è giusto. Questa è la conferma. No, non è giusto. Che prima o poi succederà qualcosa. Quando arriva il morto, allora si allora muovono. Io solite. Peccato che non posso fare niente, vedi cosa sono io. Senti, io sono del narcotico, ma qui mi terzerino non è valido. Quando io lo vedo, il mio figlio mi fa, mamma, no, io non ho paura, io non ho paura. Allora mi metto qui, sono come in 10, dico io, abitate qua, no, allora andate a rompere con io un altro po'. È riuscita a mandarli via? Vanno via, dopo un po' tornano, si siedono lì. Quindi la signora qua potenzialmente è anche a rischio. Hai capito? Sì, perché? E se la possono prendere anche con mia figlia. Se la possono prendere anche con mia figlia. Questa è una situazione drammatica, un'ulteriore conferma dell'urgenza e dell'allarme sociale di questo quadrilatero infernale. Abbiamo visto via Verona 17, l'altra volta abbiamo visto via Volturno 12. 12, adesso siamo a via Verona 17. L'ATC è qui e non provvede a nessuna segnalazione, è il proprietario ed è responsabile, perlomeno è corresponsabile di quello che succede. O che potrebbe succedere in futuro, perché non è detto che non succeda qualcosa di brutto. Di brutto. Perché, di brutto. Per esempio, poi, uno che mi fa una ritorsione. Lei chi è qua? Io abito qua. E allora? Sì, mi sì, rispondono. Sì. Era lì, sdraiato, bello, che dormiva. Sì, sì. E mi fa, signora, che ora è? Non ho l'orologio. Oh, ti ho detto che ora è. Sono tornato indietro. Ti ho detto che non ho l'orologio. Perché magari pensava che avevo paura. Io come lavoro che facevo? Io non ho la signora è molto nessuno. Determinata, però signora, lei sì, corre dei rischi. Lo so. Ecco, anche perché ci sono molte donne, abbiamo visto sole, e quindi nella mentalità anche di certe persone la donna è un oggetto. Sì, comunque può essere benissimo villipesa, eccetera, nella loro cultura, nella loro mentalità. E il problema è che uno non sa come possono reagire a questi se ti vengono con un coltello o una siringa, hai capito? E c'era un africano lì seduto in quelle scaline, no? E una bici qua. Lo guardo, abito qua. No, allora cosa fai lì? Aspetto un mio amico che abita lì sopra. Quella è la scusa che loro hanno preso adesso. Certo. Aspetto un amico. Ma non si può prendere questi amici se ci sono e fargli un bel discorso nel dire che gli amici si aspettano fuori dalla porta. Qui c'è un spazio che non finisce più. Quindi e quello mi piange spazio. Il cuore che io non posso fare niente. Quindi, hai capito? Quindi deduzione, ci sono dei complici all'interno sì, del condominio. Sì, sì, certo. Signora, ci hanno anche riferito di un cane qua dentro questo quello stabile. Quello lì è il secondo piano, questi qua. Che va a smerciare tra i vari piani sì, la droga, è vero? Quale lì, quello lì? No.
Ma Luigi, cosa possiamo fare? Per concludere vorrei dire una cosa, e qui rivolgo la domanda a te Piero e anche al professore. Perché questa gente che abita qua, sia come la prima volta in via Volturno e adesso, si rivolge a noi, ci chiede aiuto? Perché le istituzioni... Perché? Perché le istituzioni sono assenti? Allora, a questo punto, Luigi, facciamo un discorso un po' più concreto. La signora ha dimostrato coraggio, determinazione, l'altra signora ha dimostrato la voglia di vivere in un ambiente normale, normale. Quindi abbiamo una signora italiana, una signora straniera, a dimostrazione che questi, questo problema è di tutti. Esatto. Cosa possiamo fare in concreto noi come Svegliati Alessandria? Oltre che denunciare le istituzioni e queste cose, noi penso che si possa fare una cosa. Andare alloggio per alloggio, chiedere alle persone di buona volontà se sono disposti a fare un presidio permanente di qualche ora, di qualche giorno. Qui nel palazzo, all'interno magari di sera, all'imbrunire, oppure non so, durante il giorno, perché dobbiamo sensibilizzare ancora di più, dobbiamo coinvolgere la stampa, l'informazione locale, polizia, carabinieri, che c'è una fetta di umanità che non accetta più questa rassegnazione, che vuole, che si ribella, che chiede aiuto, ma aiuto concreto. Se dice che l'unione fa la forza, vero? Certo. Se dice così, ma che devo andare sempre io a parlare o a chiamare, io non ne posso più. Ma occorre che ci sia sempre qualcuno che prenda in mano la situazione. Lei ha dimostrato di avere carattere, coraggio, determinazione, quindi è utilissima lei, signora, perché possa coinvolgere anche tutti gli altri, i suoi coinquilini qui dello stabile. Bla bla bla, e poi chi ci sta, ci sta, ma noi saremo presenti come Svegliati Alessandria, insieme a chi, come, di buona, chi, da persone di buona volontà come voi che hanno desiderio di farsi sentire. A questo punto è già arrivata un'altra signora, qui abbiamo una rappresentazione anche degli abitanti, che multietnica e tutti solidali nel denunciare, perché tutti sono vittime di queste violenze, perché è un'occupazione, è una presenza abusiva, è una violenza che può scaturire in un altro tipo di violenza. Allora noi faremo in modo che questa cosa venga diffusa in tutta la città. Chi ne è responsabile, l'istituto, dovrebbe vergognarsi. Noi facciamo venire anche dei giornalisti di stampa, di carta stampata. Io ho già telefonato. Ha detto che chiamavo Striscia la Notizia. Anche è venuto in 24. A questo punto. Secondo video terminato qui da via Verona 17. Un saluto. Facciamo venire. Telesiti. Quello Brumotti. Facciamo venire Brumotti. Facciamo venire Brumotti. Quindi attenzione. Un saluto a tutti. Ciao, arrivederci, alla prossima. Ecco, signora.